Ho iniziato a fare Brazilian Jiu-Jitsu nel 2006 insieme a mio fratello Fabio. Dopo aver provato un gioco sulla PlayStation che si chiamava Pride FC di MMA, ogni volta che ci scontravamo su questo videogame, io cercavo sempre la finalizzazione, prendevo lottatori che facevano triangolo, armlock, chiave di piede. Dopodiché mio fratello si è mosso per cercare una palestra qui a Roma di Brazilian Jiu-Jitsu e appena l'ha trovata siamo andati insieme e abbiamo iniziato questa avventura in questa palestra. Dopodiché abbiamo iniziato a fare subito le gare e abbiamo continuato così. Dal punto di vista agonistico ho avuto una svolta quando mi sono allenato con Fernando Del Re. E da lì ho iniziato a vincere qualche campionato importante come l'Europeo, a fare medaglia al Mondiale. E lui mi ha insegnato moltissimo sia tecnicamente che come maestro. Da lui riprendo moltissime cose, come affrontare, come insegnare in palestra, come rapportarmi con gli allievi sul tatami e al di fuori. E poi anche Bruno Frazzato ha fatto parte del mio percorso. Lui è stato parecchie volte qui a Roma e mi ha insegnato molte tecniche, mi ha aiutato in vari campionati e io reputo loro due come i miei maestri, anche se in realtà il maestro è uno solo. Diciamo, Fernando Del Re forse è stato il primo, però non riesco a vederne solo uno di maestro, quindi mi ispiro a tutti e due perché sono comunque due leggende del Brazilian Jiu-Jitsu a livello mondiale e mi fa piacere vederli entrambi come miei maestri. Fare Brazilian Jiu-Jitsu significa ovviamente privarsi di qualcosa, sacrificarsi perché non posso uscire la sera con gli amici, fare tardi, comunque devi privarti di molte cose, però hai molte soddisfazioni perché comunque quando vai in palestra insegni, vedi i miglioramenti nei tuoi allievi o vai alle gare, conosci nuove persone, ti confronti, questa è una bellissima cosa del Brazilian Jiu-Jitsu. Ormai per me, oltre a una passione, è anche un lavoro, quindi ormai per me il Brazilian Jiu-Jitsu è tutto. Senza di questo non saprei come vivere, sinceramente.